Bene raga, bentornati in questo nuovo video. Finalmente oggi parleremo delle modifiche che sono state fatte sulla Woody Bike, in particolar modo il freno che mi avete consigliato voi, che è il BR-M6100 della Shimano e dei pedali della KT Components. Queste due modifiche che ho voluto apportare sulla bici, una un po' più superficiale, mentre per quanto riguarda il freno, è una di quelle cose che ci tenevo a fare perché il freno permette una maggiore sicurezza e il fatto di poter provare trick che magari con il freno originale non si potrebbero fare. Comunque raga, non vi faccio perdere altro tempo, vi lascio qui il video e buona visione. Ciao! Ma è normale che tocchi là, scusami. Sì, sarà fatto apposta. E ora la manopola come c***o la metti? Così, Marti? Sì. Ho già trovato il titolo di questo video, sarà le modifiche alla C100, finito male. Adesso praticamente abbiamo rismontato il freno perché mi sono accorto che usciva olio mentre pinzavo e non pinzava proprio bene. Quindi nel riaprirlo ci siamo accorti che probabilmente non era stato tagliato proprio perfettamente orizzontale il cavo e c'era un piccolo buchino dove probabilmente si sfiatava l'olio. Adesso abbiamo fatto un intervento per cercare di togliere quel fiorino, ma non siamo riusciti. Sei riuscito? Forse. Io ho paura che si scioglie il pezzo di metallo. Minchia. Sono passate circa 2 settimane dall'ultima volta che ho messo mano alla bici. Per quanto riguarda il freno, che adesso l'avete montato, alla fine mi sono dovuto affidare a Ciclo Piscina Gripia. Sono delle persone super oneste, competenti e super rapide. Quindi se avete qualche problema con la vostra bike, andate da loro. Fanno qualsiasi tipo di bici, dalle downhill alle wheelie bike, alle BMX. E quando aveste bisogno, contattate lì senza problemi, raga, perché sono tanta roba. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say. Cioè, secondo te è possibile arrivare da qua fino a Piazza del Duomo senza mai mettere giù un piede? Easy. Perso? È già perso. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Una BMX! What the fuck, bro? Questo è il cane di The Mask, vero? Eh? È il cane di The Mask. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Insultato di brutto. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of... Troppo azzardato. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. Sai cosa vorrei fare? Ma scendere i gradini sei sempre in impennata. Uno. Ah. No. È impossibile. Minchia. Madonna. Porca puzzola. Cioè il concetto è che devo fare così, così, così. C'è il vento, c'è il vento, c'è il vento. Datemi delle buone ragioni per non buttare la GoPro nel cesso. Sto cercando di provare a distendere le braccia mentre sono in impennata per vedere se cambia qualcosa, perché mi sento molto aggrappato come se fossi un pappagallo, no? E non so, c'è qualcosa che non mi convince.
Minchia, ragazzi. Cioè, ma che cosa sta succedendo? Ce l'ho. Porco Diaz. Vabbè, è venuto bene, ma non era quello che volevo fare. Basta, raga, sono stanchissimo. Dopo mezz'ora che ci provo sono cotto. Raga, temo di fermarmi qua per oggi perché non ce la faccio più. Questa mattina ho girato un po' in BM, sto cercando di riprendere un po' l'allenamento. Come ti ho visto, sono stato un po' assente sul canale, ma quando si lavora tanto, raga, purtroppo bisogna rinunciare anche alle cose che si ama fare. Vale la pena farle, sì o no? La sella sicuramente, quello originale è un mattone. I pedali hanno molti più grip rispetto a quelli originali. È una di quelle modifiche che per 30 euro conviene fare. Copertoni, non ho notato dei grossi miglioramenti. Ovviamente se svervassi avrei dei miglioramenti più sostanziali. Io in realtà l'ho usato poco per svervare, non sono capace, quindi. Per quanto riguarda il freno invece, vi dico, pensavo meglio. Perché a livello di modulabilità c'è, sicuramente frena di più rispetto a quello originale, però non c'è quel miglioramento che mi aspettavo. Detto questo, raga, spero che vi sia piaciuto il video. Scusatemi se non ci sono state tantissime cose cool, ma sono sempre preso, quindi ho poco tempo a disposizione. Però fatemi sapere nei commenti se volete vedere qualche video nello specifico, qualche tutorial sulla wheelie bike, qualche vlog in giro per altre città che non siano solo Milano. Adesso andiamo a farci una bella merenda perché sono le 5:35 ed è ora del cappuccino. Digitate quel bottone lì e iscrivetevi al canale. Ciao! Some kind of